siamo partiti da una mezz'oretta in macchina e siamo in autostrada col Pandino e con la Margherita, direzione Appennino Modenese Bolognese al confine, parco naturale di Corno alle Scale. Madonna dell'Acero è la meta di partenza della nostra camminata. Giornata stupenda. Arrivati in località sciistica, tra l'altro Corno alle Scale, banda posizionata, ormeggiata di fianco a dei furgoncini camperizzati, quindi siamo nel posto giusto e si sale per il sentiero 329, il vecchio sentiero che porta al lago Scaffaiolo. Dovrebbe essere poco impegnativa, di un'oretta. Intanto già il fiatone. Vediamo come va. Ore 5, abbastanza tardi, ma c'è ancora luce. Poi un'ora di cammino. Dai, ce la dovremo fare. La salita tira bene, però il panorama dietro è uno spettacolo atomico, davvero bellissimo questo rosso dei mirtilli, probabilmente arbusti molto bassi, che lascia davvero tanta bellezza negli occhi. Bellissimo, o no? Sì, molto. Poi ci sono queste nuvole basse, bello bello, fresco ma bello. Su ho prenotato il sole, quindi sicuramente sarà anche più bello. Il nostro lago è stato inondato da una coltre di nube, di nubi davvero impenetrabile. Dovremmo dormire là sotto. Sì, scappiamo dalla pianura per venire a prenderci queste nuvole, dai, per favore. Su, sparite. Bello, eh? Sta anche andando via la nuvola. La Marghe mette giù la tenda e c'è anche il rifugio. Molto bello. Così, anche se stanchi e sudati, abbiamo perlustrato un po' il bellissimo lago che avevamo davanti. Abbiamo trovato anche un piccolo bivacco, dove dormire sarebbe stato probabilmente più comodo e più caldo che in tenda. Ma già ospitava 5 persone e quindi abbiamo preferito rimanere fedeli al piano iniziale di dormire in tenda, anche per dar senso alla fatica di averla portata nello zaino. Trovato il migliore spot dove poter passare la notte, abbiamo iniziato a montare la tenda e attorno a noi la coltre di nubi che ci aveva accolto era man mano sempre più rada, ma continuava a danzare frenetica, iniziando a far traballare una strana luce sempre più gialla e calda. Appena finito di montare la tenda, ci siamo accorti che l'interno non era pulito, quindi Peppo è intervenuto con la sua solita grazia. Dietro di noi il tramonto stava iniziando a prender forma, ma mai avremmo immaginato cosa sarebbe potuto diventare. Ci siamo seduti sopra il tetto del piccolo bivacco ad ammirare l'esplosione di colori che dal giallo sfumava verso il blu in una bellissima coreografia con le nuvole ormai lontane, formando sbuffi e lingue infuocate davvero suggestivi. Col passare del tempo, i colori pastello alla Wes Anderson hanno dato spazio a un violento tramonto alla Tarantino. Il rosso non lasciava alcuno spazio agli altri colori e resisteva solamente il nero.
Un quadro di tale bellezza non poteva che essere un'opera divina, a cui noi abbiamo avuto la fortuna di assistere, e come ogni falsaro che si rispetti, io ne ho voluto far parte, inquinandone l'equilibrio, entrando a piedi nudi in quello specchio d'acqua infuocato. Tanto il figo che metti in acqua. Beh, ma adesso passa tutto, però... guarda, eh. Passa tutto, si prima alza. Uno ci si lava, guarda, una bella pedicure completa. Uno e poi anche l'altro. Vediamo. Oh, guarda il momento. Tallone, oh, momento. Ah, oh, pensavo di perdere il pongolo. Domani poi il mellino. Ci facciamo la pasta, direi. Ah! La cena. Fame. Il panino onto, offerto da? Panificio Verini. Ottimo, pubblicità. Panificio Verini, a Motranara di Curratone. Andate. Mantova. Veramente molto buono. Buon appetito. C'è un pochettino freddo, ma sicuramente queste focacce ci scalderanno. Flash, primo piano sulla focaccia. Notevole cazzarola. Un po' schiacciata. Ma... cosa c'è dentro la focaccia, Margherita? Prosciutto crudo. Crudo? No, cotto. Cotto. Rucola e maionese. La faccia di chi lo sta per azzannare? Questa. Andane, è troppo buona. Ora è 20 e 27, abbiamo già finito di cenare e siamo qui con la tisana della buonanotte, il tè. C'è anche un nuovo utensile fornito da Amazon, da Bambou. Scritto Bambou. W, che lo provo, una cannuccia in bambù chiaramente, e ci si scalda, almeno ci si prova, o no Marley? Sì, dai. E che bel naso rosso di freddo. Metodi alternativi per scaldarci. Il naso. Primavera sfida per i nostri nuovi sacopelli Nitex 600 Light Pro della Ferrero. Ci abbiamo una mummia, un sarcofago ormai. Buonanotte Maggie. Notte. Ciao ciao. Ciao. E mentre cercavamo di scaldarci, bollendo acqua da mettere nelle borracce da tenere nei sacco a peli, fuori il vento gelido stava sgomberando definitivamente il cielo, regalandoci un nuovo spettacolo e liberando una miriade di stelle. Ma chi esce dalla tenda all'alba così presto? Bello! Esemplare di maggiarita selvatica. Ciao! Ci siamo svegliati stamattina e c'era questo bel cagnone, Raul, che però non lascia volentieri il suo bastone. E c'è l'alba sul lago e tutto attorno bellissimi colori, stanno venendo fuori. E... davvero bellissimo lo spettacolo della natura che si risveglia. Adesso ci rincamminiamo verso la tenda e facciamo un bel tè caldo. Bravo, bello. È un concerto, un contest. Chi tira su di più? Molto bello questo là. Scappiamo dalla nostra tenda per andare a farci un gran bel tè caldo al sole. Grande gli zingari. Sole. Salta via. Primo piano sul naso, bello rosso e fresco. Colazione ultimata,
Te finito, nascondini pure alla faccia del mulino bianco che ci consiglia una porzione di 4 nascondini a persona. Noi abbiamo mangiato, cosa sono questi? 330 grammi in due, esatto. 4 biscotti a testa. 4 manciate. Esatto. Ok, siamo pronti, tenda fatta, ripiegata, nello zaino anch'esso fatto, salutiamo il lago Scaffaiolo, ciao, è stato bellissimo. Adesso ci dirigiamo verso quella bellissima croce che non si vede, ma là, no, si vede, là, il corno alle scale. Qui, lago Scaffaiolo 1785, corno alle scale per il sentiero numero 00. Il livello positivo di 130, in un'ora ci dovremmo essere anche con gli zainoni. Vai, andiamo. Pronti via in mezzo alle rosse montagne autunnali piene di mirtillo. Davvero bello, il sentiero rimane sul crinale e ha dei colori mozzafiato, davvero bellissimi. Là dietro si vede il rifugio Duca degli Abruzzi, dove eravamo la mattina a far colazione, e poi lì sotto dietro lo Scaffaiolo, ed è bellissimo. Quella montagna sembra molto quelle montagne colorate che ci sono in Perù, le montagne arcobaleno. E niente, tira un pochettino il sentiero, ma davvero poco in salita, e si continua. Eccoci qua, arrivati alla croce del corno alle scale, sul panorama sempre molto bello, con queste nuvole che volano veloce. Adesso c'è un po' fresco, quindi si torna giù. Combatti il muco! Sei vincente, combattilo! Fallo uscire! Sarà bello vedere uno che si soffia andare. Emozionante! Ok, ci siamo arrivati a destinazione. La nostra macchina è già stata caricata dai nostri zaini. Noi ci siamo spostati poco più là per mangiare. Abbiamo fatto dei fantastici gnocchetti al pesto. E adesso pancia piena. Facciamo un attimo il resoconto di questa bellissima 2 giorni che abbiamo fatto sull'Appennino, baciata dal sole. Com'è stata la nottata in tenda, con un po' di fresco, un po' diversa dal solito? Sì, c'è stato un po' freddo, però i sacchi a pelo hanno tenuto molto bene. Abbiamo visto una stellata. Sì, ci vuole un sacco a pelo che tenga più di almeno zona comfort sui 0,5 gradi, perché farla d'ottobre. Siamo andati attorno allo zero oggi, sì. Stanotte soprattutto, c'era molto freddo, però con i sacchi che hanno tenuto ci stava. Sì, stellata pazzesca. Bellissima. Poi stamattina abbiamo visto l'alba, abbiamo fatto una bella passeggiata, consigliata a tutti. E sì, facile, in un'oretta dalla zona sciistica di Polla si arriva facilmente, il sentiero è molto tracciato, molto ben tracciato. E niente, che dire, venite a visitare l'Appennino, che merita. Alla stregua delle migliori Alpi, ci sta davvero stupendo, e niente, alla prossima avventura!